La parasha di questa settimana è la parasha di Mishpatim, che significa delle leggi. Ci troviamo in un strano punto di svolta tra il racconto solenne e grandioso della rivelazione sul Monte Sinai e la promulgazione dei 10 comandamenti, che viene studiato, letto, vissuto con intensità e solennità. Da qua si passa ad una serie molto dettagliata di regole, e già questo impatto, diciamo, è un po' traumatico, perché si passa dal grande al dettaglio. Oltre a questo, ciò che è particolarmente interessante da capire è l'ordine con cui queste leggi specifiche vengono date, perché ci sono tutta una serie di norme, e la prima di queste norme è quella che riguarda il tema dell'Eved, dello schiavo. La prima legge è proprio che Tikne Eved Ivri, quando tu comprerai, acquisterai uno schiavo ebreo, questo potrà lavorare soltanto 6 anni, e nel settimo anno dovrà essere messo in libertà. Se lui invece vuole rimanere nella casa dove lavora, ci sarà una procedura che consentirà l'adempimento di questo suo desiderio, che deve essere un suo desiderio e non un diritto del padrone. Allora, noi vediamo che con questo istituto il tema della schiavitù è regolato in una certa maniera, ma l'opposizione con tutto quello che abbiamo visto fino a quel momento è chiaramente stridente. Dov'è la contraddizione? La contraddizione sta nel fatto che il libro di Shemot, il libro dell'Esodo, è il libro che celebra la grandiosa liberazione dall'Egitto, nel quale si sottolinea il principio che un popolo non può essere schiavo di un altro popolo, che una persona non può essere schiava di un altro, e che quindi il Signore interviene direttamente per sconfiggere i poteri, per sconfiggere le false divinità egiziane e dimostrare che ognuno ha diritto alla sua libertà. Quindi no alla schiavitù, sì alla libertà. Finito tutto questo, uscito dall'Egitto, si dà 10 comandamenti, che cominciano: io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla terra degli schiavi. E subito dopo, plof, quando comprerai un servo ebreo. Allora dov'è la logica di questa situazione? Allora, per rispondere a questa domanda, si possono usare vari argomenti, che sono tutti quanti interessanti da prendere in considerazione. La prima considerazione è che bisogna anche intendersi sulle parole. L'Eved di cui si parla, se lo si mette a confronto con tutti gli istituti presenti nella antichità e purtroppo nella civiltà fino a un paio di secoli fa, tenete presente che in America la schiavitù è finita con la guerra di secessione, quindi siamo a metà 800. In Europa un po' prima, teoricamente. Se non si mette a confronto con la durezza dell'istituto della schiavitù, quello che nell'ebraismo è chiamato schiavitù in realtà è tutta un'altra cosa, almeno per quanto riguarda l'Eved Ivri. Si tratta di una persona che ha un debito economico e che quindi è tenuto a vendere il proprio lavoro a un padrone al quale rimane vincolato. Però questo padrone nei suoi confronti ha dei doveri ben precisi. Intanto si tratta di una questione a tempo, e poi tutto quello che serve per la dignità della persona deve essere assolutamente mantenuto. Cioè questo, tra virgolette, schiavo non è un oggetto, è una persona con la sua dignità che deve essere tutelata nei suoi sentimenti, nei suoi diritti. Primo diritto fondamentale è quello che sta appunto nella serie Tzadiberot, nei 10 comandamenti, che è il diritto del sabato, rispetto al quale tutti quanti sono uguali. E quindi quello che viene chiamato istituto della schiavitù in realtà è una sorta di istituzione che protegge in qualche modo il lavoratore in queste condizioni, e si distacca notevolmente da tutti gli istituti presenti nell'antichità e fino a poco tempo fa. Il secondo punto da mettere in evidenza è che, dal punto di vista dell'evoluzione della coscienza umana, la Torah non mette dei
punti definiti e su certi posti, su certi comportamenti umani, su certi atteggiamenti umani, non impone dei salti, cioè dei bruschi cambiamenti, impone una strada e delle scelte, fa capire che certe cose si devono, si possono mantenere, ma soltanto a determinate condizioni, ma l'obiettivo finale è quello di togliere dalla circolazione. Per cui l'istituto della schiavitù, come possono essere altre cose, l'istituto dei sacrifici, viene mantenuto, viene tutelato, viene circoscritto con delle leggi ben precise, ma il messaggio è che non è necessario, non è indispensabile ed è bene farlo smettere quanto prima. L'umanità ci è arrivata molto lentamente a questo risultato, ma è proprio la pulsione che deriva dalle pagine della Bibbia che dice che gli ebrei possono essere soltanto servi di Dio e non servi di altre persone, è questo messaggio che grida la libertà come ultimo obiettivo a cui arrivare.